confermati dagli americani. Fra sanzioni contro la Russia, ipotesi demenziali di tasse sul gasolio per gli agricoltori e i pescatori, tasse sulle merendine e le bibite gassate, e dazi degli Stati Uniti, rischia di essere un disastro. Quindi la Lega in Parlamento e fuori dal Parlamento farà le barricate per difendere l'agricoltura italiana, che non solo in Emilia Romagna ma in tutto il paese fa bene alla salute e fa bene all'ambiente, visto che dovremmo spiegare a qualche pseudo ministro dell'ambiente che l'ambiente si aiuta se si aiutano gli agricoltori e i pescatori, non se si tassano. Speriamo che non ci siano, però Conte è un genio, è amico di tutti, ci penserà sicuramente lui.